Benvenuti, consueto appuntamento con l'informazione. Apriamo oggi la nostra pagina del telegiornale parlando della petizione avviata da Addio Pizzo sulla certezza della pena. Se ne è parlato a Catania, Sara Rinaudo. Niente attenuanti e privilegi, inaccettabili gli sconti di pena per chi si macchia di reati gravi contro la persona e lo Stato, mafia e violenza sessuale in primis. Tuona così Addio Pizzo Catania nel presentare la petizione che la presidente dell'associazione antimafia Chiara Barone ha depositato in Parlamento. Si chiede di mettere mano alle norme del codice penale al fine di garantire finalmente la certezza della pena, oggi un po' l'acqua di rose a causa di un sistema processuale che spesso vanifica l'operato di forze dell'ordine e magistratura. Eliminare alcuni anche, diciamo, limiti all'accesso alla misura della custodia cautelare in carcere, che secondo noi dovrebbe essere una misura non del tutto eccezionale, perché se tu violi la misura cautelare degli arresti domiciliari che ti è stata data, è finito per te l'arresto domiciliare, vai alla custodia cautelare in carcere. Eliminare il divieto di reformatio in peius in appello significa che se tu appelli la sentenza di primo grado, anche se il pubblico ministero non l'ha impugnata, potresti anche essere condannato a una pena superiore, non per forza una pena uguale o inferiore, tendenzialmente, naturalmente parlando, oppure ancora il latitante, nel momento in cui viene catturato, le spese sostenute per la sua cattura devono essere pagate e rimborsate allo Stato e ai cittadini dal latitante. Se non è in grado di fare questo, anche se è una cosa molto forte che, diciamo, ne siamo perfettamente consapevoli, si dovrebbe tramutare quello che il latitante non è in grado di restituire in giorni in carcere. Ancora, eliminare l'accesso a riti speciali come l'abbreviato e il patteggiamento a soggetti come per esempio i condannati per reati mafiosi. La petizione nei dettagli è disponibile sul sito change.org, dove è stata avviata una raccolta firme online. Sono già tante le adesioni pervenute. A sottoscrivere la campagna di sensibilizzazione ideata e curata gratuitamente da Reattiva sono stati anche molti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione, tra cui Manfredi Borsellino, Claudio Fava, vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia, Sonia Alfano, Leo Gullotta ed Enrico Guarneri. Adesso si attende che la Commissione prenda sul serio il progetto Ci Lavori e lo porti in aula. E adesso alcune operazioni dei carabinieri. Quelli della stazione di Catania Librino hanno arrestato Massimo Francesco Fascia, 49 anni, di Catania, era già ai domiciliari e deve espiare una pena di un anno e 4 mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ancora i carabinieri invece di Mascalucia hanno arrestato in flagranza Gianluca Spampinato di 35 anni, anche egli era ai domiciliari, anche in questo caso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E ancora i carabinieri invece della stazione di Aci Castello hanno fatto scattare le manette ai polsi di Mario Torrisi, un trentenne di Catania, per furto aggravato in concorso, e denunciato per lo stesso motivo un 29enne. Erano intenti in via Biscari a rubare circa 300 kg di limoni verdelli. I carabinieri della stazione di Mascheri invece hanno arrestato Elisa La Rosa, 28 anni, e Angela Anais Fallica, di 22, e una 18enne, tutta di Catania, per furto aggravato in concorso. Avevano rubato dei cosmetici in un supermercato Conad per un valore di 600 euro. E ancora invece, per quelle che riguarda i carabinieri di Mirabella in Baccari, hanno arrestato in flagranza Maurizio Sudano, 43 anni, Maria Rosa Ingala, di 43, e una 23enne, tutte del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. State vedendo nelle immagini anche con il quantitativo di droga sequestrato. E adesso andiamo ad Aci Catena, dove 5 Stelle prende posizione sul presunto caso di Gettonopoli. Sentiamo Salvo Cutuli. L'indagine della Procura di Catania sulla presunta Gettonopoli di Aci Catena nel catanese, che vede coinvolti 15 consiglieri comunali sui 20 in carica, ha riportato di attualità la questione sulle norme che regolamentano le commissioni al centro dell'inchiesta della magistratura e dello scontro politico con i 5 Stelle, che segnalarono le presunte anomalie, sollevando il caso non solo ad Aci Catena ma anche nella vicina Cereale. Nella sede degli attivisti catenoti, conferenza stampa con il senatore Mario Giarrusso, che nell'agosto del 2015 presentò l'esposto in Procura dopo aver riscontrato gravi anomalie nei verbali delle commissioni. I costi andrebbero verificati e possibilmente ridotti con provvedimenti interni ai civici consessi oppure attraverso leggi ad hoc, considerando l'allegro sistema con cui la politica li gestisce. L'inchiesta che investe Aci Catena rischia di trasformarsi nella madre delle tante gettonopoli isolane che purtroppo non si arrestano e continuano a costare troppo e produrre poco. Intanto vediamo il lavoro della magistratura come andrà.
Abbiamo molta fiducia, abbiamo depositato un bel po' di documenti insieme all'esposto, quindi riteniamo che sarà senz'altro un'indagine interessante. Agli organi istituzionali sovracomunali il compito di modificare il regolamento. Senz'altro quando noi avremo la maggioranza alla regione approveremo una legge draconiana su questi temi, perché dovrà essere impossibile utilizzare un incarico pubblico soltanto per spremere soldi alla pubblica amministrazione, come è adesso in molte fattispecie. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro decine di orologi con marchio falso Rolex, nonché relativi accessori posti in vendita sul web attraverso le pagine del social network Facebook, denunciando un responsabile. È effettuata una perquisizione domiciliare nell'abitazione di un trentenne catanese, dove sono stati scoperti numerosi modelli Rolex comprensivi di confezioni, certificati e sigilli, tutti rigorosamente e abilmente contraffatti. Adesso andiamo a Riposto per occuparci del nuovo appalto della raccolta, della raccolta dei rifiuti non ancora assegnato. Sentiamo i particolari da Meloni Godè. A Riposto è l'argomento del momento e tiene banco nelle discussioni nei bar e nelle adiacenze della pescheria, luoghi normalmente deputati alle discussioni sia serie che di gossip. Il dibattere è legato alla rimozione dei rifiuti sia per quanto attiene ai cittadini e al rispetto delle regole da parte loro, sia per quanto si riferisce alla ditta che si è aggiudicata la gara per l'espletamento del servizio e al momento non può entrare nel pieno della funzionalità, visto che deve produrre chiarimenti, così come prevede la legge, avendo effettuato una ribassa molto elevata. Il tempo occorrente va da una settimana a più di una settimana e nel frattempo il sindaco rimane in vigile attesa, così come ci ha dichiarato. Noi abbiamo avuto già notizie ieri, sì, che è stata aggiudicata la gara che è durata molto tempo, un anno e passa. È chiaro che è stata ponderata. La cosa più importante che come cittadino voglio attenzionare è questo, che sicuramente con questo appalto, per quello che ho letto, che ho saputo, e che tra l'altro c'era un componente anche nostro, c'era il segretario generale e c'erano dei tecnici, abbiamo saputo che le ditte hanno l'obbligo di fare quello che abbiamo chiesto, le tre isole ecologiche, cioè, oltre a quella che abbiamo riposto, una a Torre e una a Caruba, andare indifferenziata, soprattutto fare una campagna massiccia, costante, capillare nelle scuole, nelle famiglie, andarci per istruire i nostri concittadini, di cui io mi sforzo tutti i giorni. Oggi c'è la macchina ancora che girava dicendo noi andiamo indifferenziata. Cosa significa? Che ognuno di noi deve rispettare le giornate, gli orari di afferimento. Su questo sarò inflessibile. Ho messo i vigili, quelli che abbiamo, pochi o molti, proprio attenzione a questa problematica. Due o tre ore al giorno del loro servizio lo attenzioneranno solo per questo, devono rispettare questi temi. E adesso andiamo all'aeroporto di Catania, dove sono state presentate stamattina una serie di iniziative, tra queste anche una nuova app per le informazioni sulle rotte aeree. Sentiamo Sara Rinaudo. Conoscere orario, stato dei voli, banco check-in e gate di imbarco. Da oggi è a portata di click all'aeroporto di Catania. Si chiama CTA Airport ed è la nuova app ufficiale dello scalo di Fontana Rossa, rilasciata gratis da tutti gli store digitali delle piattaforme Apple e Android. Scaricata sui propri smartphone e tablet, semplificherà il flusso di informazioni tra lo scalo ed i nuovi utenti. La nuova app è stata presentata ufficialmente stamane nella sede della SAC durante un incontro nel quale sono stati resi noti i dati del traffico di marzo 2016 e del primo trimestre, che si è chiuso con un più 7%, che in alcuni momenti ha sfiorato il 10%. L'app è correlata anche a questa esigenza di dare sempre più servizi al passeggero, perché è un'app che rispetto a quella precedente, che già è disponibile su piattaforma Android e lo sarà a brevissimo anche sulla iOS, sulla piattaforma per Apple, e ci permetterà di dare tutta una serie di servizi aggiuntivi al passeggero. Questo è il nostro obiettivo, quello di avvicinare sempre più il passeggero e in generale coloro i quali frequentano l'aeroporto
proprio a questa importante infrastruttura. Pasqua 2016 è stata archiviata con 140.000 passeggeri effettivi in transito. Nonostante il clima di tensione legato alla strage di Bruxelles, ottime premesse per le prossime due festività primaverili, 25 aprile e 1 maggio, sono attesi ben 80.000 passeggeri. Per la prossima stagione sono stati presentati nuovi voli e rotte. Abbiamo tutta una serie di nuove destinazioni sia europee che italiane. Abbiamo la tanto agognata Bologna che suscitò quando fu tolta tutta una serie di polemiche. Abbiamo poi una serie di soprattutto conferme nelle rotte con un aumento delle frequenze e con nuove compagnie che collegano ormai tutta l'Europa. Per l'occasione stamane sono stati resi noti i risultati di un'indagine commissionata all'Istituto Piepoli, dai quali è emerso che l'84% dei viaggiatori ha gradito abbastanza o molto i servizi dello scalo etneo. Ci sono delle aree da migliorare che sono vanno nella direzione delle principali attività che l'aeroporto sta anche mettendo in cantiere. Quindi, Per esempio quello dell'accoglienza, le informazioni principali, un help desk dedicato, servizi multilingue. Entro pochi giorni partirà anche i nuovi servizi al piano dell'area partenza, quindi abbiamo interventi molto importanti di rifacimento integrale dei servizi igienici e abbiamo molto importante l'allargamento dell'area partenza perché risolverà una criticità. E adesso andiamo ad Acireale, presentate le iniziative in occasione del prossimo 25 aprile, festa della Liberazione Nazionale. Sentiamo. La festa dei fiori del 23, 24 e 25 aprile, l'intitolazione di Largo Botteghelle a Slargo 25 aprile per commemorare quanti contribuirono con la loro vita alla liberazione dell'Italia dal nazifascismo, potrebbe chiudere le polemiche di queste settimane tra favorevoli e contrari all'evento carnascialesco organizzato a ridosso della ricorrenza. Ampi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e l'amministrazione comunale hanno trovato una via d'uscita a seguito di un incontro in prefettura dove il carnevale primaverile è stato rimodulato in funzione delle celebrazioni sulla cui importanza storica nessuno ha mai dubitato. La scelta della politica di governo di intitolare questo angolo nel cuore storico della città potrebbe spazzare via le contestazioni di chi si è sempre professato contrario alla combinazione carri infiorati celebrazione del 25 aprile. Due i momenti riservati alla festa della liberazione, la mattina con la scopertura della targa commemorativa e nel corso del pomeriggio con altre iniziative. Intanto nella conferenza stampa di stamani sono state comunicate le tante manifestazioni a corredo come la partecipazione degli studenti dei 5 e dei 6 istituti superiori cittadini e la consegna degli attestati e relativi corpi di appartenenza di carabinieri, esercito e marina di Acesi che hanno combattuto nella resistenza pur essendo dei regolari e di cui non è stato possibile rintracciare gli eredi. La mattina del 25 aprile dovrebbero partecipare all'iniziativa anche i membri delle ANPI locali e provinciali. Per noi era, come dire, importante non solo per l'amministrazione ma anche per tanti cittadini, le scuole che ci stanno, diciamo, collaborando, dare un segnale forte, intitolare, diciamo, questa piazza, questo largo al 25 aprile, quindi non siamo assolutamente interessate alle polemiche, noi andiamo avanti con i fatti e ci sarà appunto una manifestazione nella mattinata dove saranno presenti anche scolaresche, semplici cittadini, l'amministrazione, i dipendenti e si darà, come dire, un segnale forte dopo 70 anni. Ci sarà anche l'AMPI? E noi l'abbiamo invitata, speriamo che ci sia anche l'AMPI. Tra i promotori dell'intitolazione l'assessore all'urbanistica Francesco Pedrelia nella qualità di membro della commissione toponomastica del comune che ha redatto la documentazione in tempi regolari. Sono eventi che non hanno bisogno di polemiche, rimane un dato, un fatto importante storico per Acireale. Dopo 71 anni Acireale ha un luogo intitolato alla memoria del 25 aprile. Di questo ne vado personalmente orgoglioso come componente dell'amministrazione, come delegato nella commissione toponomastica. Ringrazio tutti i componenti della commissione toponomastica e di chi fino ad oggi si sta spendendo perché questa intitolazione avvenga nel migliore dei modi. Sono stati invitati tutti i soggetti importanti, qualificati, dall'AMPI alle autorità a partecipare a questa intitolazione che avverrà nella mattina e un ulteriore momento poi, diciamo, commemorativo di ricordo avverrà anche nel pomeriggio durante le manifestazioni della Festa dei Fiori. E in questo lungo weekend, dal 23 al 25 aprile, a Acireale ci sarà anche l'attesa retrospettiva, chiamiamolo così, del più bel carnevale di Sicilia. Ricorderete, in febbraio non ci fu il concorso delle macchine infiorate che viene riproposto adesso con la realizzazione di quella che è una peculiarità tutta particolare appunto del carnevale di Acireale. Stamattina siamo andati in un cantiere a vedere come nasce una
macchina infiorata, una delle sei che sfileranno da domani in poi per le vie cittadine del centro acese. Tutto è pronto ad Acireale per la festa dei fiori, che animerà l'imminente lungo weekend. Protagoniste assolute di questa inedita retrospettiva carnascialesca saranno le caratteristiche macchine infiorate, che a partire da domani pomeriggio sfileranno lungo il circuito cittadino per l'ammirazione dei tanti visitatori che non si lasceranno sfuggire l'occasione. Ma realizzare una macchina infiorata, peculiarità unica nel suo genere del carnevale più bello di Sicilia, è impegno assai oneroso che necessita di una dettagliatissima cura dei particolari. Il cantiere Cavallaro, uno dei sei in gara in questa edizione 2016, è tra quelli che negli anni hanno ottenuto tanti successi. Emblematico il tema affrontato per la macchina infiorata in via d'allestimento in vista della prima sfilata. Allora, il titolo di questa bellissima parata si chiama Mettete dei fiori nei vostri cannoni. E da cosa nasce questa idea? Sta nascendo che praticamente c'è la festa del 25 aprile che si tratta della liberazione. Praticamente noi abbiamo fatto questo tema per mandare un messaggio di pace e di libertà nel mondo. Senti, quanta passione ci vuole per mettere su un'opera del genere? Tanto lavoro, tanta fatica? Tantissima fatica. È praticamente una passione che coltivo sin da piccolo io. Ci sono voluti ben 45.000 garofani di vari colori per animare la struttura. Ogni garofano selezionato e predisposto in un magnifico mosaico. Sì, stasera finiamo decisamente, dobbiamo finire per forza stasera perché domani deve essere pronta, quindi... Ci vuole passione, pazienza, cosa? Allora, la prima cosa ci vuole tanta passione perché senza quella non si potrebbe costruire un'opera d'arte di questa. Passione, fantasia e tanta buona volontà. Noi ci mettiamo il nostro piccolo perché veniamo ora alla fine ad aiutarli, però loro già è tanti mesi che ci mettono tanto impegno e sacrificio soprattutto. E sempre ad Acireale nasce l'associazione Costarelli, l'obiettivo è quello di far rivivere uno dei bar storici tradizionalmente nel centro cittadino della città barocca. Sentiamo i particolari di questa iniziativa. Nasce ad Acireale l'associazione Costarelli ed ha sede in Piazza Duomo, nell'omonima e storica pasticceria che proprio oggi, dopo anni, riapre i battenti. La nuova realtà raggruppa imprenditori, liberi professionisti ed impiegati che hanno a cuore lo sviluppo economico e sociale del territorio. Una cinquantina attualmente soci, ma si può ancora aderire. La sede dell'associazione è dotata di questa rinnovata ed elegante sala riunioni e conferenze, dotata di moderne tecnologie multimediali, che sarà aperta alla città ed ospiterà convegni e dibattiti. Ieri qui è stato presentato il direttivo, presidente è stato eletto Mario Di Prima, suo vice Carlo Zimbone, tesoriere Sergio Spina, segretario Fabio Saglimbene e cerimoniere Pino Giordano. La riapertura della pasticceria Costarelli, grazie al coinvolgimento di una coppia di imprenditori locali, è il primo risultato dell'attività dell'associazione. Da domani gelati, dolciumi e tavola calda torneranno a riempire i banconi del locale, riproposte anche le coppe come la Coccodè e la Canasta che hanno fatto la storia di questo ritrovo. Un luogo che richiamava da Acireale gente da tutta la Sicilia ed oltre per la maestria dei propri artigiani. È un primo frutto concreto che riporta, come dire, rivitalizza il centro storico e mi ricomincia a mettere in moto ad Acireale economia e lavoro anche nell'indotto, perché ritornare a far diciamo, rivivere il centro storico e quindi far tornare gente significa rimettere veramente un po' in moto economia e lavoro ad Acireale. Questa è la prima attività concreta dell'Associazione Costarelli. Dopodiché altre ne verranno perché è un gruppo dinamico che vuole pensare, vuole scambiarsi idee, vuole essere luogo di confronto, di dialogo e di progettualità per Acireale. E adesso andiamo invece a Giarre, dove si avvicina la scadenza per le elezioni amministrative. Stiamo sentendo in questo periodo le varie parti politiche, anche i candidati alla poltrona di primo cittadino. Oggi Melo Nicodemo ha raccolto le impressioni del segretario cittadino del PD. Il comitato cittadino del PD Giarrese si è espresso a favore di Salvo Vitale quale candidato sindaco,
con un'alleanza con NCD che ripropone su base comunale quanto avviene a Roma. Rimane ancora sospesa la decisione di Tania Spitaleri, consigliere comunale uscente del PD, che potrebbe essere tentata di correre da sola e in queste ore dovrebbe sciogliere la riserva, anche perché ci sono delle forze che sarebbero favorevoli a questa decisione. Se Tania Spitaleri si tirasse indietro, cosa avverrebbe? Lo abbiamo chiesto al segretario comunale del PD, Dario Li Mura. No, il circolo si è espresso a larga maggioranza per la candidatura del professore Vitale, ci sarà un passaggio anche nella direzione provinciale del partito che credo confermerà questo andamento. Il consigliere Spitaleri, come tanti altri, è un iscritto al PD e quindi avrà diritto a partecipare alla competizione come tutti nelle liste del Partito Democratico, nella coalizione del Partito Democratico. Intanto c'è una ufficiosità da parte di Forza Italia che fa sapere che non presenterà un suo candidato, e a questo dovrebbe aggregarsi anche tutto lo schieramento di centrodestra, che avrebbero intenzione di appoggiare, è stato detto, un candidato che si riconosca alcuni dei punti di riferimento del centrodestra, e chiaramente questo candidato non può essere altro che D'Anna, creando così un dualismo che vedrebbe lottare per la vittoria finale Vitale da una parte e lo stesso D'Anna dall'altra. Chiarito questo, adesso quali sono i passaggi relativi alla presentazione delle liste che vanno fatte entro il giorno 11? Tania Spitaleri è anche portata da alcuni componenti dell'articolo 4, evidentemente. Nella formazione delle liste prenderete queste persone nelle vostre liste oppure ci sarà una chiusura totale che ognuno si fa la lista per conto proprio? No, la famiglia del Partito Democratico è una famiglia che si è allargata negli ultimi mesi, specie in provincia di Catania, quindi il discorso è chiaramente aperto con tutti, né si possono porre questioni pregiudiziali. Non ho contezza al momento di una posizione finale, formalizzata del gruppo cosiddetto di articolo 4, quindi fino a quando loro non avranno una determinazione, loro d'accordo con i loro deputati, io ad ora non ho nulla di definitivo circa la loro posizione, quindi come intenderli, se alleati fino alla fine o se prenderanno strade diverse, ma chiaramente noi siamo apertissimi a discutere con tutti. La pagina sportiva adesso per il Catania: si profila all'orizzonte una partita, quella contro il Melfi di domenica pomeriggio al Massimino, che vale un'intera stagione. In palio punti determinanti per la salvezza, stamattina il tecnico Moriero in conferenza stampa. Partita da dentro fuori, quella tra Catania e Melfi, in programma dopodomani pomeriggio allo stadio Massimino. I rossazzurri devono assolutamente vincere per avvicinarsi concretamente alla quota salvezza. Il Melfi però si gioca tantissimo e scenderà in Sicilia con il preciso obiettivo di portare a casa l'intera posta in palio. Sarà quindi uno scontro diretto a tutti gli effetti, ma la formazione di Moriero dovrà cercare di sfruttare il fattore campo, ma anche il ritrovato amalgama dopo la buona prestazione sciorinata a Benevento. Dubbi in attacco, dove sarà comunque Calilla ad indossare la maglia numero 9 titolare, con Plasmati pronto a dare il suo contributo in corso d'opera. Il tecnico dovrà decidere anche chi affidare la maglia da titolare sulla tre quarti e sulle fasce. Uno tra Falcone, Calderini e Rossotto resterà fuori all'inizio, a meno che il tecnico non decida invece di far rifiatare Bombaggi. Per quanto riguarda la tifoseria, nonostante gli appelli degli ultimi giorni, pare che i sostenitori della Curva Nord abbiano deciso di non presentarsi domenica sugli spalti dello stadio Etneo per sostenere i rossazzurri in occasione del delicato impegno contro il Melfi. Comunque sia, il Catania dovrà badare al sodo e dimostrare sin dalle battute iniziali di volere a tutti i costi una vittoria scacciacrisi che possa porre le basi adeguate per un tranquillo finale di stagione. In questa partita, ma soprattutto non nelle partite importanti, la cosa fondamentale non è il gol sbagliato, l'ho già detto, no? Non è il gol sbagliato, il passaggio sbagliato, ma l'importante comunque è dare sempre il 100%. Voglio una squadra che scenda in campo con un atteggiamento propositivo, un atteggiamento da squadra, col sangue negli occhi. Voglio una squadra che giochi da gruppo. Il singolo giocatore non deve scendere in campo per fare la guerra da solo, ma perché a me mi hanno sempre insegnato che da soli le battaglie, le guerre non si vincono, si vince sempre con il gruppo. Gli ho ripetuto sempre che insieme noi possiamo soffrire, insieme noi possiamo vincere, ma soprattutto è l'unità degli intenti e soprattutto cercare di raggiungere l'obiettivo tutti quanti insieme.
Questo deve essere il nostro atteggiamento, ecco dove sto lavorando e dove i ragazzi mi stanno seguendo. L'atteggiamento da squadra, da gruppo non deve mancare. Bene, non ci sono ulteriori aggiornamenti, si chiude qui questo appuntamento con l'informazione che potrete seguire tra poco sul sito RaiTV.it e sulla nostra pagina Facebook. Vi lascio come di consueto alle previsioni meteo, è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci. Le previsioni meteo di sabato 23 aprile 2016 sulla Sicilia, qualche nube, ma dovrebbero permanere situazioni comunque di tempo stabile con il sole a far capolino. I mari saranno calmi, le temperature previste tra minime e massime su Catania e provincia, una minima di 13, una massima di 23 gradi.